È una ricostruzione molto precisa, molto documentata. Lo dico facendo fede a tutti, alcuni capitoli li conosco in modo particolare, conosco la testimonianza e ho notato che c'è una fedeltà e una cura dei particolari da ricercatore e da studioso, da esperto di cose storiche molto serio. Ha una particolarità, a mio modo di dire. È un libro, certi libri, se non li leggi tutti, completamente, in ordine, rischi di non capirne la logica. Invece gli agili capitoletti di questo libro sono come dei quadri, che hanno un inizio e una fine, spiegano, secondo me, bene la logica, poi tutti assieme compongono un importante mosaico che è questa storia del Novecento attraversata da questa figura di Francini, un operaio, un uomo semplice, un uomo tra altre cose schivo e modesto per il proprio carattere, che non si è mai messo troppo avanti. Però alla fine della lettura di questi quadri la figura balza in tutta la sua nettezza, in tutte le sue caratteristiche. Anche chi l'ha conosciuto, io abbastanza bene, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Prima lo vedevo come dirigente sindacale, lo conobbi credo attorno al 60, proprio a Natale in piazza. Prima non lo conoscevo se non di nome. Io mi sono iscritto al partito nel 58, ero un giovane studente, per cui non potevo sapere le cose degli anni precedenti. Però Francini viene fuori in tutta la sua, a tutto tondo, una figura importante nella storia del Partito Comunista Italiano e in modo particolare del Partito Comunista Italiano a Milano, con le sue caratteristiche e con i problemi anche di interpretazione storica che adesso brevemente accennerò. Il libro è ricco anche di episodi bellissimi. Basta l'episodio della pedalina con cui stamparono l'Unità, per un episodio bellissimo, su come fu smontata e trasportata questa pedalina, che a un certo punto, leggerete chi non ha letto, vengono bloccati e il carro trainato da un mulo che attraversa la Milano militarizzata viene portato addirittura in questura, dove il solito questurino attento guarda, non capisce che cos'è e fa uscire il carro tra i sospiri di sollievo dei nostri compagni, che portano poi questa pedalina dove devono portarla, credo, a Vaprio per poter stampare il giornale. Parlando con Francini veniva fuori la testimonianza diretta di un periodo storico lunghissimo. Lui era entrato appunto nel Partito Comunista subito dopo la fondazione, a 16 anni era già rappresentante sindacale, aveva vissuto tutta la stagione dello squadrismo, della repressione, delle cellule clandestine, sino ad arrivare alla riorganizzazione interna del partito nel 41-43, la preparazione degli scioperi di marzo e poi la realizzazione degli scioperi, la partecipazione alla resistenza. Quindi, raccontava tutta una serie di fatti, di episodi nei quali aveva svolto un ruolo significativo che mi sembravano di un certo interesse. E stimolato appunto anche dai suoi ricordi, ho cominciato a approfondire quel periodo